Non si può capire il Vangelo se si dimenticano la gratuità della salvezza, la vicinanza di Dio e la sua misericordia. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando l'episodio narrato nel Vangelo di Luca, nel quale Gesù critica con forza i dottori della legge. Li accusa di aver portato via la chiave della conoscenza e quindi, ha spiegato il Papa, la capacità di capire la liberazione e la salvezza di Dio. Così i farisei non entrano nel regno di Dio e impediscono anche agli altri di entrare con la loro rigida teologia morale che allontana la gente. E questo succede anche oggi, ha lamentato Francesco, quando noi pastori perdiamo la chiave dell'intelligenza e chiudiamo la porta a noi e agli altri. 3 mesi fa, in un paese, in una città, una mamma voleva battezzare i figli, appena nato, ma lei era sposata civilmente con un divorziato. E il parroco ha detto: sì, al bambino lo battezzo, ma il tuo marito è divorziato, rimanga fuori, non può essere presente alla cerimonia. Questo succede oggi. I farisei, i dottori della legge, non sono cose di quei tempi, anche oggi ne sono tanti. Per questo è necessario pregare per noi pastori, pregare, perché non perdiamo la chiave della conoscenza e non chiudiamo la porta a noi e alla gente che vuole entrare.